Buongiorno, sono Lorenza Sebasti Pallanti, io lavoro da 25 anni nell'azienda di famiglia Castello di Ama, è stata fondata da mio padre nel 1972. Ho avuto la fortuna di incontrare in azienda Marco Pallanti e devo dire è diventato mio marito dopo essere stato già da 10 anni l'enologo di Castello di Ama. L'azienda è localizzata nel cuore del Chianti Classico, siamo tra Gaiole e Radda in Chianti. La produzione di Castello di Ama è innanzitutto un vino principale, ne facciamo circa 180.000 bottiglie, Castello di Ama è la bottiglia con il nostro cavaliere e poi abbiamo 3 crù importantissimi. I 3 crù sono le selezioni del vigneto. Siamo stati i primi a introdurre il concetto di selezione di vigneto agli inizi degli anni 70. Il primo crù è stato il vigneto Bellavista e abbiamo sviluppato proprio nella microzona la ricerca di eccellenza. Il vigneto Bellavista è una selezione di Sangiovese Malvasia Nera e quest'anno presentiamo con l'annata 2007, devo dire, tutti e 3 i nostri crù. Vigneto Bellavista, Vigneto La Casuccia e La Parita. Oggi presentiamo l'annata 2007, un'annata molto buona, devo dire siamo particolarmente felici perché abbiamo avuto due annate, 2006-2007, eccezionali, forse le migliori da 20 anni e quindi ne siamo molto orgogliosi. Sono però 2 grandissime annate che avranno bisogno anche di grandissimo tempo da invecchiare perché sono vini molto potenti, molto, devo dire, molto armonici, ma che avranno una complessità che si svilupperà nei prossimi 10-15 anni. Castello di Ama è il vino principale dell'azienda. Noi, a differenza diciamo di altri colleghi produttori proprio della regione, noi abbiamo sempre pensato di proporci con un vino aziendale come uno Chateau e Castello di Ama è la bottiglia principale diciamo della nostra gamma. L'assemblaggio è Sangiovese 80%, poi abbiamo Malvasia Nera, Canaiolo e Merlot per il rimanente 20%. È un assemblaggio. La vinificazione dei nostri vini è tutta separata, quindi ogni varietà viene raccolta per provenienza e vinificata separatamente. Dopo la vinificazione, quindi dopo che la malolattica anche è stata completamente svolta, i vini vengono assaggiati e assemblati e quindi viene composto il Castello di Ama come assemblaggio di tutti questi vini e poi va a fare l'affinamento nel legno, rimarrà in barrique per circa 12 mesi e già assemblato, quindi il vino è già diciamo costruito come Castello di Ama, rimarrà in legno 12 mesi e poi ancora 12 mesi in bottiglia prima di essere messo sul mercato. Abbiamo qui due crù di Chianti Classico, sono i nostri gioielli, diciamo. Abbiamo il vigneto La Casuccia e il vigneto Bellavista. La differenza sostanziale dei nostri vigneti è la posizione. Noi, come dicevo, lavoriamo in una zona particolarmente vocata e ogni singolo vigneto rappresenta un microclima eccezionale dove abbiamo selezionato queste parcelle e da queste parcelle abbiamo veramente il grand cru dell'azienda. Il vigneto Bellavista è il più antico, la prima annata di produzione è il 78. Oggi ne facciamo 6-7.000 bottiglie solo nelle grandi annate, quindi questa piccola produzione viene selezionata e vinificata separatamente solo nelle grandissime annate. Vigneto Bellavista, l'assemblaggio è Sangiovese per l'80% e 20% Malvasia Nera. Il vigneto La Casuccia invece è un vigneto che è nato successivamente. Noi negli anni 80 abbiamo voluto sperimentare nuove varietà, siamo stati i primi a introdurre il Merlot in Toscana e proprio grazie a questa nuova varietà che abbiamo sovrainnestato nel vigneto La Casuccia è nato questo assemblaggio, Sangiovese 80% e 20% Merlot. La prima annata del vigneto La Casuccia è il 1985. Fortunatamente nel Chianti Classico credo che abbiamo quello che possiamo definire i vini veramente da apprezzare con il cibo, come dicono gli americani food wine, sono tutti vini che danno una grande piacevolezza a tavola. Sicuramente il nostro Castello di Ama si abbina sia a dei piatti di verdure che a dei piatti di pesce o di carne grigliata. I crù di Chianti Classico sono dei vini più importanti, sono dei vini, come dicevo, da grande invecchiamento, quindi meritano un piatto un po' più ricco, io direi sia maiale che carne rossa, però sicuramente cucinata in un modo più nobile. E comunque rimane sempre il grande amico dei vini rossi che è il formaggio, che devo dire tutti i formaggi stagionati si sposano molto bene con questi vini. Allora, campai!